Ma ti prego, ma cosa ti sei messo? In tema, scusa. Siamo o non siamo operativi? Benvenuti da Bucky's. With you the sun is shining 24/7. Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Oh, you catch me like a leaf. Girati, fammi vedere com'è. Peace, love and Bucky's. Il logo, il simbolo, la mascotte di Bucky's è questo bellissimo castoro. L'azienda è nata nel 1982 e adesso ha all'attivo 43 punti vendita, dei quali ben 35 sono qui in Texas. So good baby, so good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Questo dove ci troviamo oggi è addirittura il Bucky's, che detiene il record del mondo per la più grande stazione di servizio del mondo. Pensate, la superficie del quello che definiscono qua negli Stati Uniti convenience store, che praticamente è un autogrill, è più di 6.100 metri quadrati, misura più di un campo da football, soltanto la porzione interna, quella appunto stile autogrill, boutique, ristorante, eccetera eccetera. È anche considerata la più grande stazione di servizio del mondo perché ha al suo attivo qui all'interno della stazione, della location, 120 pompe di benzina, fra benzina e gasolio. Jerky in due diversi formati, questo grande da 283 grammi per $18.99 e vediamo quello più piccolo, eccolo qui, da 113 grammi per $8.99, neanche carissimi rispetto ad altri posti. Un'altra cosa spaziale qua da Bucky's, dietro di me ci sono 80 dispenser diversi di bibite gasate, cioè americanata pazzesca, con dei prezzi assurdi. Ci sono dei bicchieroni che saranno più di un litro, che costano 99 centesimi per una bibita qualsiasi a vostra scelta. Nel 2021 Bucky's ha avuto entrate per $275 milioni. E ovviamente, avvicinandoci anche al periodo festivo, qua Bucky's lo hanno vestito da Babbo Natale in tutti i modi possibili e immaginabili. Pranzo, abbiamo preso il piatto forte, il contorno e adesso ci manca il dolce. E ti segnalo che qua dice se ne prendi 4, ce ne ho 2 gratis, cosa dici? Round numero 1, il pranzo. Il pranzo da Bucky's. Allora, pranzo abbiamo preso un brisket sandwich, che è una delle cose top da provare. Abbiamo scelto l'opzione sliced, quindi a fette, invece che quello chopped, quindi sbriciolato. E di contorno, ah, c'è anche il vadetto dentro, le beaver chips, quindi delle patatine caserecce del castoro. Queste io le approvo subito, beaver chips approvate. Chef Serena all'assaggio del brisket sandwich. E anche oggi Ale ne è escogitata una per salvarmi dall'insalata.
alla fine questa busta di insalata non sa da fare, quindi mi sa che la butterò via così come l'ho comprata. Se ci sono amici iscritti, uomini, che vogliono imparare le tecniche segrete del diversamente giovane per salvarsi dall'insalata, verranno organizzati al nostro rientro in Italia dei corsi specifici. Questo fa concorrenza a quello di ieri. Questo all'interno è manzo. Quindi manzo sempre cotto con la lenta cottura. Vado? Vadi. Io sono a dieta, eh? Com'è? Cattivo. Vediamo se poi alla fine me ne dà un morso. No, ma a te questo non piace. Altro che mangiare nell'autogrill. Questo qui è 5 stelle Michelin. Perché dentro è sugosissimo. Adesso la sera continuo a mangiare il panino e a me mi tira fuori l'insalata. State a vedere se mi sbaglio, eh? Quindi il panino è come un classico panino da hamburger. E sopra la carne c'è una spruzzatona gigante di salsa barbecue. Cioè, io che vengo dal Granducato di Toscana, dove noi siamo veramente cultori della carne, della fiorentina, della tagliata, eccetera, eccetera, ste robe qua però non ce l'abbiamo. Tantissima roba. Quindi, sliced brisket sandwich, approvatissimo. Non ci sono posti a sedere all'interno di quello che potrebbe sembrare l'autogrill, quindi è solo da asporto. E altra curiosità, non sono ammessi camion a rimorchio, i famosi 18 wheelers, quindi 18 ruote, qui nel parcheggio di Bachis. Siamo arrivati già al dolce, quello del pranzo, perché poi durante la giornata ce ne saranno tanti altri, si spera. Non saprei a cosa paragonarlo un dolce italiano, anche perché non ce n'è dolci italiani così. Il fudge sembra essere una specie di brownie, però molto più morbido, più caramelloso, più burroso. Noi abbiamo scelto l'opzione dark chocolate, quindi cioccolato scuro. Una volta arrivati qui, la cosa che salta più all'occhio è la quantità di frigoriferi per il ghiaccio. Contengono i sacchetti di ghiaccio in vendita. Sacchetto piccolo $1, sacchetto grande $1.99. Sono pienissimi. Adesso quasi quasi li voglio contare per vedere quanti ce ne sono. Sono venuta addirittura a farmi un giro dentro ai bagni, perché un articolo dice che i bagni del Bachis sono in assoluto i più puliti, i più curati, non solo del Texas ma di tutta l'America. La quantità di bagni è veramente esagerata. Tutte le porte che vedete sono bagni attualmente in uso. Avevano ragione, perché sono in assoluto i bagni più profumati, più curati, quasi più di un bagno di casa. All'interno gel disinfettante, apparecchi per disinfettare tutto l'ambiente, profumatori, diversi tipi di carte igieniche, veramente da 10. Ora però passo e chiudo perché devo fare veramente pipì. Vai con merenda time, secondo round. Man,
mandorle, anacardi, noci. Cosa prendiamo come frutta glassata con cannella? Io andrei con le mandorle. Questi, i Beaver Nuggets, sono una di quelle cose che in assoluto bisogna provare. C'è scritto da tutte le parti, quindi ci toccano anche questi. Faremo sto sforzo. Sono tutti allo stesso gusto, mi sembra. Sì. Guarda, questa è la merenda, Mai visto le dimensioni di questi bicchieri, dal più piccolo solo 79 centesimi a questo che non oso pensare, XL. Guarda la grandezza di questo. È più grosso della tua testa, Sere. Cosa prendo? Faccio io ai tuoi gusti, che ne so? Fai te, fai, vai. Questo? Vai. Ghiaccio, qualcosa di ghiaccio, poco, però ghiaccio. Basta. Quanto sarà? 2 litri? 1,5 litri? Quanto pesa? Queste sono quelle che volevi assaggiare te, vero? Che ti era piaciuta l'idea, sì. Le chips di verdure. Sì. Ok, allora le prendiamo. E andiamo di merenda. È l'ora della merenda. Della merenda da Bucky's. Poi però andiamo a fare una bella camminata per smaltire un po' di calorie. Certo, mi metterò le scarpe da ginnastica. Sono ancora scioccata dalla grandezza di questa bibita. Quindi 99 centesimi per una bibita, un soft drink extra large. Sarà 1 litro almeno. Sì, 1 litro tutto. Allora, apri la busta? Apro la busta, carini anche i sacchetti, eh? Sì. Ce li teniamo per ricordo. Lista da smarcare. Vai, allora, abbiamo preso Beaver Nuggets. Ah, questo invece è ad altissimo contenuto proteico, perché è carne essiccata. Essiccata, in questo caso anche affumicata. Beef jerky. Ultimo e sempre importante, delle squisite mandorle glassate alla cannella. Abbiamo preso anche un extra classifica. Sì, uno snack extra salutare, così almeno abbiamo la coscienza pulita. Sì, sicuramente pulitissima la coscienza. Ci vogliono i denti buoni, perché è un po' duro, un po' filaccioso, ma questa è la prerogativa proprio del jerky, perché essendo una carne essiccata, però è buonissimo. Anche il jerky era una di quelle cose che io inizialmente ero molto scettica, ma da quando l'ho assaggiato, quello vero, qui negli Stati Uniti, è diventata una delle mie cose preferite. Allora, io procedo con l'assaggio dei Beaver Nuggets. Non male. Untissimi. Si vede il fritto, si vedeva dalla confezione. Croccantissimi, buoni però, diversi. Non ne fai saltare uno? No. Allora io non ti do il jerky. Ultimo step della merenda a base di snacks sono le mandorle zuccherate, tostate, arrostite. Vogliamo assaggiare. Ti ricordi? Vediamo se ti ricordi. Dove l'abbiamo prese l'ultima volta le mandorle glassate così? Sacramento, una, la prima, e l'altra dove? Come fai te? Tan, 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 Sacramento, tan, dopo non me lo tan, ricordo, la seconda tan. Non me lo ricordo. Dov'era? Era a Skagway. Te continua a riprendere che io l'assaggio, ti preoccupare. C'è già una carie. Spettacolissimo. Prima della cena andiamo a fare una camminata per consumare un po' delle calorie che abbiamo accumulato nel pranzo e nella merenda, Quindi 15 km almeno. Terzo cestino della giornata.
E non è finita. Possiamo già prendere il dolce? Prendiamo già il dolce. Dolce, chocolate pie cup. In mancanza del banana pudding. Esatto, perché oggi non l'hanno fatto il banana pudding. Meno male che ne abbiamo preso una. Ma c'era piccola. Venuto un colpo perché abbiamo il numero 393 e hanno chiamato 295. Il 295, quindi pensavamo di doverne aspettare più di 100. Caldissimo. E la cena è servita. E via, so easy. Pensavamo di stare qui 24 ore per fare colazione, pranzo, merenda e cena tutto consecutivamente. Però abbiamo appena chiesto al general manager del Bucky's e ci ha detto che non si può fare overnight parking, quindi dobbiamo cambiare location per la notte. Però per completare il ciclo dei pasti, quindi il nostro challenger che avevamo deciso qui dal Bucky's, torniamo domani mattina alle prime ore dell'alba per farvi vedere cosa mangeremo da colazione. Beh, non proprio alle prime ore dell'alba, scherzando. Terzo e ultimo round per la giornata di oggi e poi ci rivediamo domattina a colazione. Il tour de force continua. Ma chi ce l'ha fatto fare? Anzi, chi me l'ha fatto fare accettare questa sfida che ha messo su Alex, tutto per un'insalata? Introduci il menù della sera, Sere. Abbiamo preso il fried chicken sandwich, quindi il sandwich con il pollo fritto. Una porzione piccola di patatine fritte, che sono diverse dalle chips del pranzo, e la Sere fa... Che facciamo? Ne prendiamo una o due? Meno male ne abbiamo presa una. Sarà mezzo chilo di patatine fritte. Veramente? La small. Ma scherzi? Dai, 25 bustine di ketchup. La... Per concludere in bellezza la giornata mangereccia da Bucky's, abbiamo un bel chocolate pie cup. Coppetta di cioccolato e panna. Un pudding anche questo, una specie tipo, di budino. È mollo, eh? È mollo, è tipo una mousse di cioccolato. Bello. Dopo il sandwich di pollo che è stato così, Bucky's si riprende con il punteggio con questo. Ma pensavo mi dicessi anche questo, no? Si riprende tanta roba. Poi c'è la polverina tipo di biscottino di cioccolato tipo Oreo. È una nuvola, è leggerissimo. L'hai sentito? Sono 3 giorni che mi salvo dall'insalata. A domani. Ciao alla 1, ciao alla 2. Buongiorno amici da questa grigia New Braunfels. Siamo venuti a dormire al Walmart, come già detto ieri sera, visto e considerato che non era possibile rimanere a dormire nel parcheggio del Bucky's. Però, come promesso, dopo il pranzo, la merenda e la cena di ieri, andiamo a fare colazione al Bucky's. La missione di oggi, la colazione da Bucky's. Vediamo se riusciamo ancora a trovare qualcuno dei top 10, dei primi 10 richiesti da Bucky's anche per la colazione di oggi. E con questo concluderemo i nostri 3/4, incluso la merenda, pasti qui da Bucky's. Non si è mai visto prendere il cestino per la colazione. Thank you. Prossimo step per la colazione? Io non c'è il cappuccino, quindi devo prendere il caffè americano. Io devo assaggiare il taco assolutamente. Con questa è l'ultima spesa da Bucky's, eh? Vediamo. Colazione, breakfast time!
Erika. Buongiorno. Buongiorno, mia. Però dai, cioè, io volevo che tu facessi la full experience, cioè l'esperienza completa, anche della colazione, della lista dei 10 top. Comunque io ho preso le ultime due cose che mancavano a completare la lista dei top 10, solo per voi, solo per testarli, per poi dirvi se ne vale la pena o meno. Invece la serie ha cercato di... un extra per provare anche gli extra, no? Se no era tutto calcolato. Allora, Ale da colazione ha preso un bacon egg cheese taco, quindi un taco con uovo e formaggio. Poi? Ed in più sausage cheese colace. Io invece ho preso la serie, la signora non poteva, un bellissimo super mega muffin alla pesca, peach muffin. Il mio taco, cominciamo bene, 345 calorie di prima mattina. Cavoli, qua sopra non c'è scritto. Non mi vogliono fare del male. Quindi spacchetto il mio taco. E non te lo mangiare subito, che gli voglio fare una foto. Per Instagram. Cioè, non è molto instagrammabile la foto. Va bene, non la faccio. Ok, vado all'assaggio, parto all'assaggio del egg cheese taco di Bucky's. Dentro ha uovo strapazzato, formaggio e bacon. E bacon. Mm-hmm. Com'è? Do stress. Diciamo che non è il primo nella top 10 di Ale da Bucky's. Non è cattivo, si fa mangiare. Pronta per l'assaggio? Questa sì che è una vera colazione, altro che quella americanate lì. Gigante questa. Non è troppo dolce? No, per quello è buono. Perché non è troppo dolce. Sì, è stramorbido, ovviamente. La prerogativa di questi muffin in America che sono soffici come delle nuvole, qualsiasi gusto siano. Un po' difficili da mangiare perché comunque anche questi ti si spantegano tutti. Io nel frattempo ho finito la mia prima portata della colazione da Bucky's. Il voto al egg bacon cheese taco 6,5. Concludiamo, ciliegina sulla torta, questa nostra maratona mangereccia da Bucky's, e poi facciamo gasolio e sgommiamo con il sausage cheese colace, che veramente, cioè, non si vede niente di quello che c'è dentro, però al tatto si sente che c'è un viustellino dentro da una parte. Qui cerco di metterlo in mezzo, non lo fare vedere più di tanto, non è così fotogenico. Vado? Vuoi assaggiare te? No. Ma dai, assaggia! Allora, il wurstel col formaggio sarebbe anche valido, però c'è troppo pane intorno e non c'è nient'altro. Cioè, preso da solo sto wurstel... Ti prendo un po' di maionese in frigo. Preso da solo questo wurstel con il formaggio non sarebbe neanche male, però arrotolato questo panazzo che non sa di niente, e con questa colazione qua, anche per oggi mi sono salvato dall'insalata. Grande Ale, sei sicura che non lo vuoi assaggiare? No, potrebbe morire la serie a mangiare una cosa del genere a colazione. Prima di lasciare definitivamente il Bucky's facciamo anche gasolio, perché comunque il prezzo è anche molto conveniente, perché costa $4.29 al gallone, quindi il prezzo è anche buono. Anche perché ci sono 120 pompe tra diesel e benzina, quindi non si fa neanche coda. Bentornati a una nuova lezione di spagnolo con Ale Sere. Lezione di spagnolo numero 12.
E vai così! Fra un po' vi diplomate! A grande richiesta, dopo la prima parte dove vi abbiamo deliziato con tanti modi di dire per sentirvi ben inseriti nel caso in cui facciate un viaggio in Messico o abbiate amici messicani da sfoderare i vostri termini, facciamo una seconda parte oggi. Seconda lezione di slang, slang messicano. Comincio io. Allora, il primo modo di dire slang messicano di oggi è hazme un paro. Hazme un paro vuol dire fammi un favore. È un po' come quello della scorsa lezione che abbiamo detto échame la mano, ossia dammi una mano, però dammi una mano può anche voler dire proprio fisicamente dammi una mano, aiutami a alzare questo, a spostare quest'altro, eccetera. Hazme un paro invece è proprio più un favore. Hazme un paro, portati via mia moglie che io devo andare da quell'altra. La seconda parola di oggi è feria. Feria o lana sono due parole diverse ma hanno lo stesso significato. Feria o lana la usiamo per dire soldi. So, se siete in giro e qualcuno sta cercando di vendervi qualcosa, voi potete rispondere non tengo lana, non tengo feria, o volete far pagare un aperitivo a un amico e gli dite sacca la feria. Esatto. Quindi, tira fuori i soldi. Uno slang per definire soldi. La terza parola, il terzo modo di dire messicano slang di oggi è orale, che proprio orale vuol dire wow, quando qualcuno veramente fa qualcosa o vedi qualcosa che veramente wow, ti sorprende, è proprio bello, stupore. Esatto, effetto stupore eccetera, lo guardi e fai orale, così con la cantilena proprio. La cantilena è importante. Sì, in messicano è fondamentale. Un'altra parola da sfoderare nel caso cui abbiate un amico proveniente dalla città del Messico, quindi la capitale, potete dirgli eres chilango, quindi sei chilango. Chilango sono tutti coloro nati e vissuti a Città del Messico, quindi quelli che se la tirano un po' più per essere nati nella capitale. Come se fossero milanesi, e c'è sia maschile che femminile, quindi se ha un'amica è chilanga. Continuiamo con un altro modo di dire che è no manches. No manches vuol dire ma non mi dire, cioè anche questa è un'altra esclamazione proprio, no? Quasi di stupore, qualcuno ti dice qualcosa e te gli dici non manches, non mi dire. Un'altra parola che chissà come mai Ale mi ha affibbiato a me, però vi assicuro che non mi è mai successa, è crudo. Crudo non è come prosciutto crudo, anzi sì, è scritta uguale a prosciutto crudo, ma ha un significato ben diverso. Crudo vuol dire il dopo sbornia, e estoy cruda, estoy crudo, quindi mi è passata, anzi sono nel pieno del dopo sbornia e mi devo ancora riprendere. La cruda è la risacca, penso, la risacca, no? La risacca, no? Si dice, no? E comunque il post sbornia, come dice Sere, giustamente. Altro modo di dire, che però per usarlo bisogna un attimino stare attenti a come, dove, barra con chi ci troviamo, perché non è un modo di dire che si possa usare nei salotti bene di Città del Messico. Ad esempio è a huevo. A huevo vuol dire ovviamente. Si può anche dire in modo un po' più nice por supuesto, che vuol dire appunto ovviamente, certamente. Però a huevo è più forte, è più super slang. L'ultima parola della lezione di oggi è way, che non si scrive proprio così come la pronuncio, perché si scrive con la G, ma si pronuncia come una specie di U, H-U, diciamo la pronuncia, way. Cosa significa? Significa amico, un soggetto, un come fosse in inglese, in americano, dude, come fosse in italiano, il tipo, il way. Esatto, e anche qua un classico messicano, richiamando la lezione scorsa, è che onda way, che onda way, ossia che c'è buddy, che c'è amico. A questo punto terminiamo la lezione di spagnolo numero 12, vi diamo appuntamento alla prossima, vi facciamo un grande saluto, un grande abbraccio e vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al nostro canale, mettere un like e lasciare un commento, e soprattutto anche seguirci sui nostri social Facebook e Instagram.
e prossimamente ne sentirete delle belle, perché entrando in Messico spareremo delle bordate di messicano pazzesche. Ciao!